Benvenuti a DigiPoker speciale Poker Champions League. Oggi scopriremo chi sarà il giocatore ad alzare al cielo il trofeo della PCL. Sono approdati alle semifinali 20 players e allora al tavolo 22 troviamo Elisei, Sepede, Priovic, Niro, La Schizza, Natale, Cainelli, Amato, Preite e Silvestrin, mentre al tavolo 23 abbiamo Radu, Teti, Meoni, Kovacic, Della Penna, Celestini, Giacometti, Pietroni e Rakic. Dai quarti di finale si è ricominciato a giocare in modalità shootout e questo andrà avanti fino alla composizione del tavolo finale, dove ci sarà un nuovo cambio di marcia e il torneo diventerà un freeze out no limit Texas Hold'em standard. Il primo tavolo a rompersi e a consegnare nella sede della Poker Champions League i primi 5 finalisti è il tavolo 22 e li abbiamo intervistati, sentiamo cosa ci hanno raccontato. Siamo con Luca Cainelli che dalle semifinali approda in finale. Luca. Sì, ho iniziato venerdì con il primo step, è andato bene, il secondo, il terzo ed ora il tavolo finale. Una bella formula, la prima volta che la giocavo, interessante, da rifare. Con quante cifre ti siedi al tavolo? Ma sono diciamo un po' corto, ho 64-68 mila. Ho iniziato la giornata di oggi con 103, un paio di spot non fortunatissimi, però insomma siamo sempre lì. Luca, ti lascio andare più tardi. Grazie, a dopo. Maurizio Sepede, semifinalista e adesso finalista di questa prima tappa della Poker Champions League. Le Red Queen Verona, porti in alto i colori del tuo team. Sì, no, ma siamo in quattro, quindi siamo molto contenti di essere arrivati quattro in finale, quindi direi che andiamo abbastanza bene. Sono orgoglioso il presidente. Direi di sì, grande Alfonso. Andiamo, Alfonso Giardino, con quante cifre arrivi al tavolo? 130.000 più o meno. Non malissimo. Non male. Ti ringrazio, ciao. Grazie a te, ciao. Nicola Priovic arriva al tavolo finale della Poker Champions League, arriva dalla Serbia, è un giocatore professionista di serie poker. Nicola, how is going your tournament? Very well, better than I expect, and especially I have a motive because I very like the big trophy. Ok, sta dicendo che sta andando molto bene, meglio addirittura di quanto si aspettasse, e lui sta giocando perché ha visto il trofeo, la coppa della Poker Champions League. How many chips now you are going to the final table? 139,000, it's little about average. So, si presenta con 139 chips e in average, che dire, good luck. Grazie. Antonio Amato, anche lui è uno dei finalisti, è arrivato con i Red Queen Verona, quindi il team del presidente Alfonso Giardino, si presentava oggi a queste semifinali come chip leader. Con quante chip ti presenti a tavolo finale? Sono 210.000. Sopra average? Sì, sì. Che strategia di gioco adottate? Tight aggressive. Quindi salutiamo Antonio e ci rivediamo al tavolo finale. Ciao. Arriva al tavolo finale anche un'altra componente del Red Queen Verona, Mirela Elisei. E adesso è la volta dei giocatori che sono arrivati dal tavolo 23. Sentiamoli. Paolo Della Penna, Team Pro Full Aces Poker, arriva alle finali di questa Poker Champions League. Come ti presenti al tavolo? Allora, ho 92.000 chips, sono un po' sotto media, ma va bene uguale. Mi fa piacere aver partecipato come amico di Full Aces. Come friends Full Aces? Esatto, perché sono veramente un gruppo di amici molto simpatici, ci conosciamo da tempo, così insomma. E ho piacere ovviamente di essere al tavolo finale, sempre un onore. Paolo, complimenti e congratulazioni, a riaggiornarsi. Grazie, grazie a voi. Un altro finalista, Alessandro Meoni, capitano del team Pro Full Aces. L'avevamo trovato un po' addormentato in questi giorni, ma è decisamente sveglio quando si tratta di giocare. E... di giocare sempre, però addormentato un po', sì, in generale si fa tardi, si dorme poco. Questa vita sregolata del giocatore di poker. Ascolta, con quante fish ti presenti al tavolo? Con più di 200, non l'ho contato, mi sembra 210-220. Comunque. Decisamente sopra Everett? Sì, penso di avere lo stack più alto, perché sì, speriamo di fare un ottimo tavolo finale, dai. Complimenti. Grazie. Julian Radu, Red Queen Verona, anche lui è uno dei finalisti di questa Poker Champions League. Come sta andando? Malissimo, mi sembra che sono ultimo, sono arrivato a 60.000, ho calato un po', ho perso un paio di colpi, però
penso che mi riprenderò. Vediamo. Però ci sei, sei uno dei magnifici 10 che arrivano a questo tavolo finale. Complimenti. Grazie. Finalista Milan Rakic, giocatore serbo, peraltro atleta nella nazionale di calcio serba. How many fish you are going to be sit in this final table? How many? Fish or chips, sorry. Oh, chips. I'm gonna have like 90,000. It's a little bit less than I used to have a couple of levels ago, but as soon as I have at least one chip, I'll fight. So, ha detto che è un pochino sotto average perché c'è 95,000, però lui combatterà fin quando avrà anche una sola fish. I don't know what you say, that no, good luck and congratulations for this final tip. Yeah, thank you. Good luck. See you later. See you. Eccolo, Vincenzo Teti, Team Flop 60, finalista in questa Poker Champions League. Che dire? È il massimo, non speravo così tanto, insomma, sinceramente. Però adesso ci sono e spero di andare avanti il più possibile. Assolutamente, con quante fish arrivi al tavolo? 230,000 circa. Quindi sei sopra average, decisamente sopra average, che sei circa 122,000, abbiamo visto sul tabellone. Sì, 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 esatto, sì. Penso di avere credo, quasi il doppio dell'average. Vincenzo, complimenti e congratulazioni. Grazie a voi. Alle 21 è ripreso il tavolo finale di questa prima tappa della Poker Champions League. 10 players che si daranno battaglia, oltre che per conseguire i premi e l'ambito trofeo, il trofeo della Poker Champions League appunto, anche per sapere chi tra di loro andrà a giocare il tavolo finale in formato televisivo. Infatti 8 players parteciperanno al Final Table TV, che verrà trasmesso in diretta streaming sul sito ufficiale dell'evento www.pokerchampionsleague.eu e su pokerfactor.tv. Siamo con Paolo Della Penna, è lui il vincitore della prima tappa della Poker Champions League. Hai alzato al cielo il trofeo, insomma è stata una finale combattutissima e sei arrivato primo. Quando oggi abbiamo fatto l'intervista dei finalisti eri contento, hai ringraziato anche il discorso di essere un Friends Full Aces e di partecipare con questi colori, e anche grazie al tuo piazzamento Full Aces è stato uno dei team che è stato premiato. Com'è questo essere questo winner? Ah no, vincere è sempre bellissimo e non è facile in questo gioco, dove appunto arrivare primo è veramente un privilegio dovuto anche non solo magari all'abilità nel singolo evento, ma anche alla fortuna, quindi sono veramente contento. Tu hai giocato questo evento dagli ottavi di finale, quindi c'è stato Hold'em, Shootout, Freeze'out. Sì, veramente una formula particolare che appunto è la prima volta mi pare che viene fatta, e è molto divertente perché appunto si gioca in modalità diciamo particolare, sit and go fino a rimanere sempre in metà del numero del tavolo e poi i tavoli si riuniscono e diventano sempre meno. È divertente, quando si prova qualcosa di nuovo è sempre bello. Senti, noi sappiamo che c'è stata Giulia che ha detto se Paolo arriva nei primi tre mi deve comprare un cagnolino, e noi sappiamo anche che il cagnolino sarà un bassotto. Tu sei arrivato addirittura primo, quindi adesso non puoi scappare. Purtroppo è così, sì. Anche se secondo me un animale è un impegno e per chi sta sempre fuori non... Boh, diciamo vedremo. Va bene, allora ci lasciamo con il vedremo. Io ti faccio veramente le congratulazioni, sei e ti confermi un giocatore bravo, solido e arrivi sempre. Grazie mille davvero. La nuova Gorizia è tutto, arrivederci alla prossima tappa della PCL con il TG Poker, il notiziario del poker sportivo.